il colore della vita, il colore dell'acqua, un azzurro. Ecco, il colore dell'acqua, il colore della vita. L'acqua non può essere evaporata. Assolutamente no. C'è una diga che per vederla ci si deve recare sul luogo, quindi monitorarla. Non è stato possibile vederla giorno per giorno sempre meno piena. Nel 2021 una situazione del genere non può accadere. Intanto la siccità e poi c'è un problema alle paratie che non io lo dico così, non l'ho mai visto. Anzi, avevo visto la diga che raboccava nel calice lì per il troppo pieno, no? La diga Sciaguana, comune di Agira in provincia di Enna, nell'entroterra siciliano circondati da zone fondamentalmente agricole. Questo lago, con almeno 30 anni di vita, si è letteralmente prosciugato. Pare che nel giro di 48 ore sia sceso il livello dell'acqua all'interno del bacino di diversi metri, lasciando i pesci e tutte le forme di vita che vivevano appunto in questo ambiente all'asciutto e quindi destinandole chiaramente a morire. Quelli lì che vedo là sotto, quelli sono tutti quanti pesci. Sì, esatto. Io penso che stiamo parlando di quintali, se non tonnellate, di pesci. E senza neanche la possibilità che potessimo, non solo noi, ma tutti gli interessati, intervenire facendo le dovute richieste alla regione per il prelievo di questi pesci che ancora presentavano, diciamo, elementi di vitalità per essere poi immessi in altri laghi. Degli assassini siete, quelli che hanno vergognatevi. svuotato il lago. Il problema di siccità c'è, ma il menefreghismo è ancora di più, perché hanno svuotato una diga e non hanno fatto niente per intervenire e quindi per riparare se c'è un danno o la qualunque cosa. In quanto tempo si è svuotata così tanto? Un anno, diciamo. L'anno scorso avevamo una quota di 250 sul livello del mare, ora siamo arrivati a 243. Quindi in un anno manca più o meno circa 7 metri d'acqua. La Sicilia centro-meridionale è ormai ha accertato il rischio desertificazione. Non dimentichiamo che stiamo parlando di acqua, uno dei beni più preziosi in Sicilia, quindi la questione è sicuramente molto delicata. A spanne, tutti quanti litri d'acqua sono andati persi? Metri cubi, migliaia di metri cubi. Migliaia e migliaia di metri cubi d'acqua. Persi dopo non so dove. Persi, il bello è questo, che sono andati persi. Penso che non siano stati utilizzati per un uso irriguo, per una giusta causa. Questo è quello che fa rabbia. In una settimana ancora c'era, qualcosa si vedeva. Infatti noi pescatori o chi vive il lago non poteva mai pensare che in tempo, una settimana, 2 o 3 giorni, si riduceva a questo stato. E per sistemare le paratie occorre svuotare l'impasto. E quindi adesso è stato svuotato. No. Si è svuotato perché è successo, non c'era questa volontà di svuotare. Anche perché ci saranno disagi ora per gli agricoltori a valle. Non possiamo dare acqua loro per le coltivazioni, questo è il problema. Ma questo è contesto di bonifica o è regione? Questa è regione. Il danno e il disastro che è successo, vabbè, che la gente non avrà acqua.